Voi, sentendo parlare di Galileo Galilei, condannato dal Papa ad abiurare, non lo avete mai messo in relazione a Gesù Cristo. Gesù è stato il primo Galileo e, se fate attenzione, ha espresso per primo il contenuto che poi viene ripreso dal secondo, da Galileo Galilei, che è il secondo e giustamente contiene due volte la parola Galileo. Infatti, mentre Gesù spiegò a Nicodemo che l'essere, la vita, ha due versi, uno quello della dinamica dell'acqua e l'altra quello dello Spirito Santo, per cui in sostanza esiste il principio di azione e reazione tra il soggetto che vede e l'oggetto che è visto, tanto che le dinamiche sono contrapposte, il secondo, Galileo Galilei, ripropone questo principio fondamentale e lo mette in relazione al Sole e alla Terra e dice che il Sole è visto girare intorno alla Terra perché il soggetto che lo osserva gira intorno all'asse terrestre e per conseguenza è visto girare il Sole. Ora, la condanna che la Chiesa ha dato a Galileo è in sostanza una replica, data questa volta dal Papa di Cristo, al Vangelo, al pensiero di Gesù Cristo. Perché dire e giudicare blasfemo quanto Galileo ha affermato, riferendolo al principio fondamentale di azione e reazione tra la dinamica materiale e l'osservazione soggettiva del puro spirito, che per Gesù era lo Spirito Santo, significa condannare non solo Galileo Galilei, ma condannare la fondamentale verità che Gesù spiegò proprio al solo scienziato del tempo, che una notte andò a trovarlo perché si vergognava di andare a trovarlo di giorno e non voleva essere visto, però ammirandolo desiderava sapere in assoluto come stessero le cose. Gesù lo spiegò, si riferì non a caso alla dinamica dell'acqua. Un decimetro cubo di acqua è proprio quello che la fisica a 4 gradi centigradi di temperatura ha legato all'unità della massa di un chilogrammo, peso che poi successivamente è stato trasferito a una barretta di platino iridio che fosse meno suscettibile alle variazioni termiche che invece l'acqua patisce in modo rilevante attraverso il calore, e quindi non è l'ideale strumento per fissare quella massa. Ma intanto è sintomatico che proprio un decimetro cubo di acqua è posto, è riconosciuto l'elemento, la molecola che deve essere posta in relazione all'unità della massa. Quindi quando Gesù spiega la dinamica dell'acqua, spiega proprio in un modo che più scientifico di così non potrebbe essere, la dinamica dell'unità della massa. Ora, è dovuto passare un periodo di tempo sufficientemente lungo perché l'inerzia della Chiesa riuscisse a superare il grave peccato compiuto, ma non contro il Galileo Galilei, soprattutto contro il primo Galileo, contro Gesù Cristo, proprio Gesù Cristo come scienziato, e si è dovuto aspettare l'8 marzo del 2000 perché ufficialmente Papa Wojtyła chiedesse perdono. Voi giudicate che questi numeri sono poco significativi, ma non è affatto vero. Contengono in se stessi
una grande e gravissima allusione alla ricomparsa sulla Terra nuovamente di quel primo Galileo che, venuto come terzo, avrebbe ribadito lo stesso concetto, ma riferendolo proprio in assoluto, ossia dicendo che è proprio il puro spirito dell'uomo che, ruotando le sei componenti della rappresentazione cubica dello spazio, più x più y più z meno x meno y meno z, e analizzandole una dopo l'altra, sempre in sequenza, introduce l'elementare rotazione che poi porta a osservare un universo in cui tutto è visto girare. Al fondamento della rotazione vista nella materia che compone l'universo esiste proprio la dinamica dello spirito, del puro spirito soggettivo o dello Spirito Santo cui si riferiva Gesù. Di conseguenza questo terzo filosofo, che è il filosofo che vi sta parlando e che si chiama Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo, è stato il terzo che, ribadendo lo stesso concetto fondamentale del primo Galileo, Gesù, ha ribadito l'affermazione del secondo, ma estendendola in assoluto. Non è solo il Sole visto girare intorno alla Terra che è l'effetto della rotazione compiuta dallo spirito soggettivo sulla Terra, ma è addirittura tutto l'essere della materia che è visto ruotare in tutte le sue forme, per cui i pianeti hanno lo spin, l'elettrone ha uno spin, tutto gira intorno a orbite ruotanti attorno a un proprio centro. Il motore di tutta questa rotazione è proprio quella elementare analisi differenziata che il soggetto fa esaminando l'intero in sei tempi, in ordine, uno dopo l'altro, e in un modo ripetitivo. Ecco, è accaduto questo, che mentre il Papa Wojtyła stava chiedendo perdono al Galileo Galilei, al secondo Galileo, per quanto la Chiesa gli aveva procurato di fastidio, non conosceva che questo terzo Galileo, che sono io, erano ormai anni che si dibatteva per esprimere quella fondamentale verità di Gesù e dirla proprio a lui, che con l'enciclica Fides et Ratio aveva chiesto ai filosofi un nuovo percorso che conducesse verso Gesù Cristo. Poiché la fede della Chiesa di Gesù Cristo si è comportata nei confronti di questo terzo Galileo esattamente come si è comportata sia la prima fede contro l'ebreo Gesù Cristo, l'ebreo Galileo, sia come quando si è comportato il Papa contro il Galileo, ebbene era destino che proprio quel Papa che stava chiedendo perdono aveva la grave colpa di avere delegato la cura delle pecorelle agli ultimi di una costruzione gerarchica tale che gli ultimi, le pecorelle, nel gregge di Gesù, fossero affidate in un modo così rigido agli ultimi dei sacerdoti che se una di queste pecorelle desiderava incontrare proprio il buon pastore e diceva alla Chiesa: io ho la necessità di portare la risposta che il buon pastore desidera da me, gliela devo portare, perché
voi che siete gli intermediari mi impedite di parlare con il buon pastore. Se voi me lo impedite, io non mangerò più, perché io sono la pecorella smarrita, affidata per 3 volte da Gesù alle mani del buon pastore. Se era vero che Pietro amava Gesù più di costoro. Ma vedete, questo Papa, anche Benedetto XVI, che lancia tuoni, saette contro i preti pedofili che maltrattano i bambini, non si rendono conto che lo fanno perché egli ha disobbedito 3 volte a Dio che gli chiedeva: occupati tu personalmente delle pecorelle, delle mie pecorelle, se mi ami più di costoro. Ma a quanto pare il Papa non ama la pecorella, non ama Dio più di costoro. Perché? Perché non si rende conto di avere disobbedito, e che ancora oggi disobbedisce al buon pastore, che è Dio, quando si ritrova una pecorella che cerca di inchiodare il Papa a quella responsabilità che Gesù gli ha attribuito, di occuparsi personalmente delle pecorelle. E c'è una pecorella che desidera essere personalmente trattata dal buon pastore. E questi preti pedofili dello spirito, che hanno avuto assegnato il compito, diventano una barriera invalicabile e tengono lontani da Dio, da Gesù, dal vicario di Cristo, il bambino, il piccolino, che non conta nulla. Per cui è accaduto che questo terzo Galileo, che ribadiva la verità del primo, proprio come quel nuovo percorso che il Papa stava cercando per ricondurre la fede verso Gesù, era nuovamente costretto a una morte per fame, perché sono trascorsi 57 giorni in cui io non ho mangiato in questo sacrificio, pronto perfino a morire, perché il Papa aveva richiesto nell'enciclica Fides et Ratio, al punto 56, ogni coraggio per ogni cosa che è bella, buona e vera. E io riconoscevo che questa opera meritava perfino il rischio della mia salute e della mia morte, ma io dovevo portare questa nuova conoscenza al Papa. Ebbene, proprio per questa costruzione gerarchica che il buon pastore ha fatto, tanto che le pecorelle, se non mangiano, non arrivano mai alla responsabilità del buon pastore, perché i guardiani se ne infischiano e la fanno digiunare 57 giorni dicendo che no, devono mangiare. La pecorella non ha nessuno strumento per mettersi in diretto contatto con quel buon pastore al quale Dio aveva delegato la pecorella. Non esisteva tutta quella struttura gerarchica. Per Gesù Cristo, per Dio, chi vuole essere il vero primo deve mettersi per ultimo a servire l'ultimo. Non dire: io l'ultimo lo faccio servire attraverso quelli che sono sottoposti a me. Perché altrimenti va incontro anche ai preti pedofili. E se sono poi pedofili, non può colpevolizzarli. Perché il vero colpevole di aver affidato tutta questa quantità enorme di pecorelle proprio a questi pastori è stata sua. Bene. È accaduto che anche una petizione di 464 firme al Papa di avere pietà per costui, cioè per me, che mi ero affidato al buon pastore, sicuro che il buon pastore avrebbe garantito che io mangiassi, perché lo aveva per compito di occuparsi della pastura delle pecorelle.
Io non avevo alcun dubbio, non ero un suicida, ma divenivo un suicida perché tutti i guardiani del gregge si comportavano da crudeli guardiani, e se la pecorella non mangiava, perché aveva bisogno di dare una risposta al buon pastore, morisse pure. E qualcuno nel Vaticano, trovatosi di fronte a quella petizione scritta di 464 persone, capeggiata da 4 sacerdoti, non ha nemmeno risposto e non ha nemmeno fatto sapere nulla al Papa Wojtyła, che voleva quella risposta. Di conseguenza è accaduto in modo paradossale che mentre il Papa chiedeva perdono per tutto quello che la Chiesa aveva fatto contro Galileo Galilei, c'era un terzo Galileo, che poi era il primo nella verità delle cose che stava dicendo, e che stava subendo la stessa condanna da parte della Chiesa. Ora tutto questo è già compreso nei numeri che sono in relazione a quella condanna data al Galileo. Perché? Perché tutto ciò ha già in nuce quel Pietro romano a cui l'ultimo Pietro consegnerà le chiavi del Vaticano, perché è ritornata la verità di Dio e quindi non c'è ragione più che le chiavi siano tenute in mano a Pietro. È ritornato Pietro romano. E voi vi sarete chiesti cosa c'entra Pietro romano 112 con la quello della profezia di San Malachia, con il Galileo Galilei. C'entra perché quel Pietro romano, se andiamo a considerare il valore cabalistico di romano e assegniamo alle singole lettere dei contenuti numerici, proprio per l'ordine che occupano nell'alfabeto, la R è 16, la O è 13, la M è 11, la A è 1, la N è 12 e la O è 13, e il totale di questa somma diventa il numero 66, come un ente trinitario, 22 più 22 più 22, come un ente binario di un 6 e un 6, come quella figura che replicava il valore divino del 33, vita di Cristo. Infatti la data in cui la Chiesa in pratica mette in croce nuovamente il pensiero del Galileo Gesù attraverso le angherie che fanno contro Galileo Galilei è proprio legata al 22, che è un terzo del 66 di Romano, al 6 come mese, che è l'unità laddove sono due nel 66, il secolo 16, che è la R, prima cifra di Romano, e il 33, che è la vita divina di Gesù Cristo. Infatti, quella angheria nuovamente fatta a Gesù Cristo, nuovamente fatta al Galileo, questa volta fatta al Galileo Galilei, è fatta il 22/6/1633. Ora io mi sono permesso di fare un calcolo. Quanti giorni passano dal giorno in cui la Chiesa fece questa angheria, nuovamente al Galileo, al primo, attraverso le cose fatte contro il secondo, e la richiesta di perdono fatto al secondo. Significato dei 133.940 giorni dalla condanna papale a Galileo Galilei del 22/6/1633 fino al perdono chiestogli dal Papa l'8/3/2000. Tutti i giorni, facendo il calcolo e sommando i giorni bisestili, sono 133.940. Essi significano, nel 100.000
la dimensione 10 alla 5, che è tutto lo sviluppo unitario magnetico elettrico nel suo unitario ciclo elettromagnetico pari a un metro. 33.000, nel 33 è riferito al 100 assoluto, come le 99 unità relative interne al 100 assoluto, e in un terzo reale del 99, quindi nel 33, che è riferito al 1000, che è proprio la dimensione unitaria del ciclo 10 come base e come esponente alla Trinità di Dio. 3 più 3 più 3 volte 100, dato che 100 è l'assoluto, sono le 900 unità assolute di questa Trinità. E infine 10 più 30 indica l'unità e la Trinità del ciclo 10 assoluto, perché 10 è un'onda reale, compresso espansa, che è compressa in modo unitario da 3 terzi ed è espansa dall'inverso di 3 terzi, che sono 3 per 3. E sono quindi le 4 dimensioni di Dio, uno e trino. Pertanto nel piano divino deve trascorrere l'unità e trinità di Dio nella sua dimensione assoluta unitaria 900, nell'assoluto tempo 33 di vita divina, riferita alla trinità del ciclo 10, e nell'unità dell'intera linea elettrica, il tutto espresso nell'unità dei giorni come un tempo intero pari a, aperta parentesi, 7 elevato a meno 1, meno 112,144 elevato a 1, chiusa parentesi, il tutto per 10 alla sesta. 10 alla sesta indica proprio la trinità complessa di Dio. 10 al cubo in termini di positivo, per 10 al cubo in termini di negativo. La parte che moltiplica 10 alla 6 è proprio il valore dell'unità, che è dato da un settimo meno 1 diviso 112,144. Ebbene, laddove la Bibbia dice che la costruzione ideale è stata fatta in 7 giorni, come opera, qui abbiamo un settimo, quindi l'unità è data proprio da un giorno sui 7. E la sottrazione al questo giorno è riferita alla massa, perché è riferito a 1 diviso 112,144, che nel 112 esprime il 12, cioè gli apostoli, a livello 100, ossia a livello di assoluto, mentre invece la virgola seguita da 144 indica la somma di 12 al quadrato, ossia l'area costruita sui 12 apostoli, diviso per le 1000 dimensioni unitarie della massa. Quindi questo 112,144 espresso in potenza meno 1, ossia 1 diviso 112,144, esprime proprio l'inerzia, la massa di inerzia di un sistema basato sui 12 apostoli in assoluto. Infatti il 12, cui si somma il quadrato del 12, è il prodotto, se riferiamo questi numeri alla comune base 10, è 10 elevato a 12 per 10 elevato a 12 per 12. Quindi abbiamo proprio che la quantità unitaria a cui si moltiplica poi 10 alla sesta è data proprio da un giorno nell'inerzia
del sistema assoluto fondato sui 12 apostoli e su tutta l'inerzia della Chiesa poggiata sui 12 apostoli. Ora, sapete bene come l'intera creazione sia in 7 giorni, quindi un settimo indica il suo tempo unitario. La sottrazione di 112,144 si riferisce nel 112 proprio al Pietro Romano numero 112, che mette insieme Pietro al Pietro della Chiesa Romana, ed è quel Pietro Romano 112, esattamente 112, nella profezia di San Malachia, quel Pietro Romano cui il Papa numero 111, che sarebbe l'attuale, deve consegnargli le chiavi perché è arrivato il buon pastore, quello vero, e quindi non c'è nessun motivo per cui egli sia sostituito tuttora da un vicario. Ebbene, tutto questo si riferisce veramente a Romano. Infatti, la data stessa del 22/6/1633 è riferita tutta a Romano 66, perché 66 è il valore alfabetico per il numero di posizione occupata dalle singole lettere, e tutto il numero 22/6/1633, della data in cui la Chiesa, il Papa, attacca il nostro Galileo Galilei, riferisce il 22 come un terzo del 66. Il 6 è una sola delle due cifre del 66. Il 16 è la R, è la prima cifra del romano, mentre invece 33 è la metà del 66 di Romano, che è poi l'unità di Gesù Cristo, perché in Pietro Romano si ripresenta il Padre e Spirito Santo nella reincarnazione spirituale di Gesù Cristo, che accade nella incarnazione reale del Padre e dello Spirito Santo di Gesù Cristo. Quindi questa è la situazione legata alla data e legata al tempo. Lo è perché Galileo Galilei, come vedete bene nel nome, replica due volte il nome Galileo. Succede straordinariamente che dopo il primo Galileo, Gesù Cristo, il secondo, Galileo Galilei, non fece altro che rimandare al terzo Galileo, che sarebbe stato in un romano, quello proprio di Malachia che profetizza Pietro Romano 112, che ha ripreso ed esaltato il ragionamento fatto dai primi due Galileo. Infatti il primo Galileo, quello per antonomasia, Gesù Cristo, disse che la dinamica dell'acqua era relativa a quella del puro spirito. Il secondo, dunque Galileo Galilei, disse che la dinamica del sole era relativa allo spirito soggettivo che lo osservava girando sulla terra, e quindi replicò in sostanza la stessa argomentazione sostenuta dal primo Galileo. Il terzo, e sarebbe Galileo Galileo Galileo, ora in Pietro Romano, dice che la dinamica di tutto è relativa a quella del puro spirito, e riconduce con questo tutto, ma proprio tutto, al primo e fondamentale Galileo Gesù nella sua affermazione. Infatti, afferma Romano Amodeo, che al centro dell'universo
e di tutte le sue apparenti rotazioni c'è infatti la rotazione soggettiva, che esamina uno dopo l'altra e nel giusto ordine le sei componenti uguali e distinte, più uno x, più uno y, più uno z, e poi meno uno x, meno uno y, meno uno z, e di conseguenza il puro spirito vede tutto nell'universo ruotare. Grazie alla rotellina ruotante dell'osservatore, tutto l'universo appare ruotare nel tempo. Siamo noi dunque il motore che fa ruotare l'universo. È l'azione del puro spirito, o Spirito Santo, come lo chiamò Gesù, alla base della reazione che il primo Galileo, Gesù Cristo, descrisse nella dinamica apparente della materia. Egli la chiamò acqua. Ora, tutto questo periodo di non richiesta di scusa, che rimanda all'unità assoluta della potenza 10 elevato a 1 diviso 112,144, e la rimanda a questa potenza, all'unità di questa potenza, la quantità unitaria elettrica di un giorno esatto, dei 7 giorni dell'intera creazione divina alla dimensione 10 alla quinta, rimanda proprio all'arrivo di Pietro Romano 112, e il 112 lo vedete come il tempo di quella potenza. Già Romano, che in Cabala è R uguale 16, O uguale 13, M uguale 11, A uguale 1, N uguale 12, O uguale 13 per le posizioni rispettive occupate dalle lettere nell'alfabeto, è uguale a 66 ed è compreso tutto come una trinità nella data di condanna papale al secondo Galileo. Infatti la data fu il 22, che è un terzo del 66, ma trascende il Pietro 112 che deve venire e viene per l'unità del 112 e della massa millesima della sua area, per l'inerzia della Chiesa nel dare e nel chiedere un perdono dopo una ingiustissima condanna, perché aveva condannato Galileo Galilei per avere replicato la stessa affermazione fatta da Gesù Cristo e spiegata a Nicodemo quando voleva sapere come si entra nel Regno dei Cieli. Ora, va solo capito che Pietro Romano 112 sia il terzo Galileo che ripropone in assoluto il primo. A livello culturale, lo avete visto, ripropone esattamente la verità del primo. Ebbene, Romano Amodeo si chiama Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo e il suo acronimo, considerato solo le lettere, le parole che cominciano per consonante, perché nell'ebraismo le vocali non esistevano nemmeno e quindi i nomi che cominciano per vocale come se non ci fossero, il suo acronimo è RPT. Diventa PTR o Romano, ove il primo va per ultimo, come Gesù comanda. E allora Romano o RPT diventa PTR o Romano, che, come il Galileo Galilei restato condannato per 112, per il tempo che abbiamo visto, ha patito giusto 112 giorni di mancata pastura da parte dei due ultimi Pietro, cui erano state personalmente affidate da Gesù le pecorelle smarrite da pascere, se lo amavano. Ma i due Pietro avevano affidato in altre mani la cura delle pecorelle,
disobbedendo sostanzialmente a Gesù, che voleva che fossero ultimi i primi, e invece i primi si sono messi in cima a una scala gerarchica in cui le pecorelle erano affidate nelle mani di ultimi, e accade che il Papa ora si lamenta che alcuni di questi ultimi sono addirittura pedofili. Ma quando mai Gesù ha detto a Pietro: crea una scala gerarchica e fai pascere le pecorelle dagli ultimi della scala gerarchica? Gesù disse a Pietro: se mi ami più di costoro, pasci le mie pecorelle. Ma calcoliamo i giorni, ora, dalla richiesta di perdono da parte del Papa a Galileo Galilei alla fine del tempo, ossia al termine di quel 21 dicembre del 2012, che è il giorno 22. Sono esattamente 12 volte 365, ossia 4.380 giorni, con 4 giorni negli anni bisestili, dunque 4.384, e i 183 che vanno dal 22 giugno al 22 dicembre. Dunque, 4.567, che indicano esattamente 4.000 più 500 più 66 più 1. Dunque, il 4.000 indica l'unità e trinità, 4, a livello del 10 al cubo, ossia dell'unità e trinità di Dio, su base 10, più 500, che è tutto il ciclo reale di una realtà complessa che avanza e retrocede, e nel puro avanzamento del ciclo 1000 è solo 500. E poi c'è 66 più 1. 66 è romano, più 1 indica che è assoluto, quindi romano assoluto. Del resto lo stiamo calcolando alla fine del giorno 21, nel giorno 22, quindi è proprio un termine assoluto questo. Insomma, a partire dall'8 marzo 2000, in cui il Papa chiese perdono a Galileo Galilei, esattamente 10 più 10 più 10 giorni dopo, ossia il 7 aprile 2000, la mamma di Romano, che è stata la reincarnazione reale della Madonna nei tempi moderni, salì al cielo e iniziò la finale progressione di 4, 5, 6, 7 che porta al 22 dicembre 2012, termine del 21 del calendario Maya. Ora, se vogliamo vedere quanto tempo passa dalla condanna di Galileo alla fine del tempo, dobbiamo sommare 4.567 giorni, quelli dal perdono richiesto alla fine del tempo, ai 133.940 senza perdono, e sono 138.507, quelli nel conto alla rovescia dalla condanna di Galileo Galilei fino alla fine del tempo, che capita nello stesso inizio del giorno 22 in cui Galileo Galilei fu condannato. Ebbene, 100.000 è il solito un settimo unitario dei 7.000 giorni che sarebbero l'opera completa, mentre 38.000 si riferisce a Genesi 38 della Bibbia, che rimanda alla Genesi sia di Gesù Cristo sia di Pietro Romano 112 il 25 gennaio del 38, mentre 500 è tutta la parte reale di 1000 e 7 sono i giorni interi della creazione fino alla sua pienezza. Pertanto quel 26 giugno 1633 in cui un papa condannò il secondo Galileo, Galileo Galilei, dopo la condanna del primo Galileo nell'anno 33, lo stesso 33, aprì alla fine, passando per la terza condanna
che ci sarebbe stata, e stavolta duplice, che due papi, due altri papi, avrebbero fatto essi pure al terzo Galileo, che rimandava ogni verità al primo Galileo in assoluto, ma riceveva nuovamente la stessa condanna a morire da parte della Chiesa, che mentre chiedeva perdono al Galileo Galilei morto, stava facendo la stessa cosa, dando la stessa condanna al terzo Galileo che si sarebbe ripresentato a confermare in assoluto la verità del primo Galileo, ossia di Gesù Cristo. Ciò sottolinea il fatto incontestabile che questi eventi assumono forme di dinamismo della materia, dei corpi, e si traducono in apparenti eventi fisici, corporei, umani, ma nella loro fondamentale essenza sono numeri. In particolare, Romano uguale 66 si pone proprio come il numero, il nome Dio Rho. 47 è il valore alfanumerico di nume ed è lo stesso del cognome Amodeo. E 29 vale Rho. Rho è la lettera greca P, tanto che Chi, il 10 romano, abbinato alla P uguale Rho, forma il Cristo XP Hiro di Dio. Di conseguenza, tutto questo assumere di sembianze umane, di eventi legati all'universo per come è visualizzato, non è altro che il risultato del movimento del puro spirito che, muovendosi, muove l'intero universo e lo accorpa in modo tale che poi vedrà corpi e vedrà e capirà i valori morali, virtuali, attraverso gli eventi buoni o cattivi che toccheranno alle persone aventi corpo.